Un'opera di rigenerazione urbana di una delle aree più antiche della città. Il recupero e la valorizzazione della piazza dei Templi Romani a Chieti rientra in quest'ottica e rappresenta un obiettivo condiviso da tutti i soggetti interessati, la soprintendenza, soggetto attuatore del finanziamento, il Comune di Chieti e la Direzione Regionale Musei Abruzzo, Musei Archeologici Nazionali di Chieti, attualmente responsabile della gestione dell'area archeologica e dei quattro tempietti romani. Il progetto esecutivo presentato questa mattina rientra nell'ambito del finanziamento dei grandi progetti beni culturali del Ministero della Cultura, fondi assegnati alla soprintendenza per le province di Chieti e Pescara per un importo di lavori di circa 650.000 euro. Così Chiara Del Pino, soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio, Chieti Pescara. Si tratta di un grande progetto dei beni culturali finanziato dal Ministero della Cultura. In particolare nel luogo dove ci troviamo oggi, quindi nella piazza, nell'area archeologica dei Templi Romani, il progetto prevede un intervento conservativo sulle superfici dei templi e soprattutto la riqualificazione della piazza in un'ottica di migliorare la qualità di fruizione turistica, ma anche di reintegrare l'area archeologica al tessuto urbano moderno della città di cui è parte integrante. A breve partirà la gara per l'affidamento dei lavori, quindi speriamo che l'intervento possa partire per i primi di gennaio. L'intervento alla Piazza dei Templi Romani non sarà l'unico, come sottolinea l'assessore Stefano Rispoli. Questo progetto si collega benissimo con altri progetti dell'amministrazione, come il progetto di riqualificazione della Trinità e il futuro progetto della nuova riqualificazione di via Marco Vezio Marcello. Quindi è un progetto che è stato condiviso, un progetto sinergico che fa base, fa punto con la sinergia che abbiamo iniziato anni fa con la soprintendenza.